Ma io credo che questi ultimi due anni, con la riapertura sia dell'indagine sulla morte che sui fatti di Campiglio, il grande pubblico, che l'ho amato forse come nessun altro ciclista italiano, ha capito una cosa, che i fatti non sono andati come le indagini dell'epoca ci dissero. Oramai sul fatto che Pantani sia stato fermato quel giorno a Campiglio con dei controlli presumibilmente contraffatti è supportato anche da dichiarazioni di vari esponenti della Camorra. Ora dobbiamo essere bravi a non fermarci e a ridare dignità e giustizia a questo immenso campione a cui entrambe sono state tolte ingiustamente. Guardi, io ho appena assistito Gibilisco, il campione del mondo di salto con l'asta, medaglia olimpica, per la questione Varabout dell'atletica. Io credo che il doping sia vicino oramai a tutto lo sport, tranne forse pochissime eccezioni. Dobbiamo essere bravi a combattere una cosa, l'ipocrisia, perché l'ipocrisia è il primo nemico della battaglia al doping. Dobbiamo deciderci ad affrontare questa battaglia con grande sincerità di intenti, perché a volte queste sono battaglie che rischiano di essere accompagnate anche da un po' di ipocrisia, nel senso che chi viene scoperto viene giustamente criminalizzato, ma tutti gli altri sembra che caschino dalle nuvole. Ecco, credo che la realtà non sia questa.